Ma dico che ci sono poche piazze che coltivano questa passione, ma questa passione proprio per la storia. Ne parlavo con dei colleghi, effettivamente è una cosa stratosferica, richiamare tanti giocatori, ci avete fatto una cortesia incredibile perché poi ritrovarsi è sempre una cosa piacevole e poi ritrovare l'entusiasmo di una piazza che seppur piccola conserva una passione soprattutto per la storia dell'Ascoli che è devastante. Ancora in forma, la vediamo, e dopo tante cavalcate, dopo tante battaglie su questo campo, oggi è l'album dei ricordi. Ma senti, non so che emozione sto provando perché sto ritornando dopo quasi 20 anni e rivedere questo campo, questa gente che di cornice veramente ama questo Ascoli in tutto e per tutto. Allo stesso tempo vorrei ricordare due persone state fondamentali per me, che sono il mister Mazzone e il grande Costantino, per cui li ringrazierò per tutta la mia vita, per quello che hanno fatto, per farmi essere diventato un grande giocatore, grazie a loro. Siamo tutti figli di Costantino Rozzi, perché abbiamo visto oggi ragazzi di 15-20 anni incitarvi, che non hanno vissuto l'epopea di Rozzi, però hanno imparato il suo verbo, il verbo del presidentissimo. Ma sicuramente, io che l'ho vissuto per 6 anni, non so cosa spiegare, che aggettivo trovare, è stato veramente un padre e un grandissimo presidente. Domenico, tu vivi ad Ascoli, sei ascolano, hai i colori bianconeri nel cuore, oggi è una festa incredibile. Devo dire che ho avuto una grande emozione quando siamo andati sotto lì con i tifosi, un po' di vedere l'entusiasmo che c'è sempre stato. Ascoli è stata un po' la forza. E poi trovare i compagni, rivedere Nicolini dell'Olio è stato emozionante. Cioè, questo in fondo è stato anche il momento più importante della mia vita, vivere quei 7-8 anni con l'Ascoli, vincere tanto perché abbiamo vinto la Mitropa Cup, 3 salvezze in Serie A, un campionato di B con Boscov, è meraviglioso, il campo ti fa un effetto straordinario. Con Nicolini abbiamo ricordato il pallonetto con il Cagliari, con te ricordiamo quella rovesciata incredibile, un attimo facci una sorta di cronaca di quello che è successo quel giorno. Guarda, che è talmente improvviso, i gol vengono fatti in come sono un sinonimo di istinto, lì è un istinto immediato, quando ti arriva una palla molti attaccanti che conosco mi hanno detto io avrei colpito di testa, avrei fatto in un'altra maniera, non ci sarei andato in quel modo perché poi rischi di fare anche brutta figura, non lo so, forse quel giorno forse doveva andare a finire così, che qualcuno lasciava un segno su Alder Duca e lì dei hanno scelto a me. Quanti cori, quanta emozione, questi tifosi sono pazzeschi, immagino che per te insomma tornare qui è un sogno. È un sogno, hai detto bene, io sono stato accolto qui dal primo giorno da questa gente con grandissimo calore, grandissimo affetto e oggi me l'hanno dimostrato ancora per un'altra volta. E sono veramente senza parole perché mi hanno raccontato un sacco di aneddoti che forse neanche io mi ricordavo e veramente la gente mi ha sempre voluto bene e oggi per l'ennesima volta me l'ha dimostrato. Io posso solo essere che orgoglioso di aver indossato la maglia dell'Ascoli per 6 anni, avrei fatto quasi 200 partite con l'Ascoli, onorato e tutto questo ringrazio questo popolo bianconero che ho e porterò sempre nel cuore. Ringrazio Costantino.